Buongiorno, Focus Bollettino Cultura Erbace, nono appuntamento del 2023. Cambiamo oggi argomento e affrontiamo il diserbo integrato. Come applicare i principi della difesa integrata al controllo delle infestanti. E la prima cultura per cui dobbiamo affrontare questo argomento è il frumento. Cosa facciamo ora? Applicando i principi della difesa integrata. Abbiamo già fatto la prevenzione, abbiamo già fatto rotazioni che riducono la pressione degli infestanti nella cultura, abbiamo talora fatto delle false semine sempre per ridurre la densità degli infestanti nella cultura. Adesso dobbiamo applicare un altro importante principio della difesa integrata: monitorare, campionare e vedere effettivamente la densità degli infestanti, la tipologia degli infestanti e poi decidere cosa fare sulla base di un'attenta valutazione. Troverete come monitorare nel bollettino in uscita che affronta in modo pratico come gestire le infestanti nella cultura del frumento in queste fasi. Cultura del frumento, ma anche agli altri cereali autunno-vernini in cui gli stessi principi possono essere applicati. La Veneto Agricoltura da tempo nelle sue aziende pilota dimostrative verifica come funziona l'applicazione dei principi della difesa integrata e abbiamo anche fatto su larghe superfici prove di confronto fra diserbo chimico, nessun diserbo e strigliatura in sostituzione del diserbo chimico di sintesi. Tutte queste sperimentazioni effettuate sia nell'ambito del progetto Horizon 2020 IVM Prize, sia fatte successivamente per capire sempre di più su larghe superfici, hanno dato indicazioni chiare. Se le infestazioni sono contenute, la strigliatura può bene sostituire il diserbo chimico e anche la bulatura, cioè la semina ad esempio di frumento nella fase di accestimento del frumento per poi avere una cultura di copertura estiva, ma anche controllare le malerbe, ha dato risultati buoni. Risultati su queste sperimentazioni li potete trovare sia su un articolo dell'Informatore Agrario numero 38 del 2021 in cui si riportano molti dati derivanti dalla sperimentazione del progetto europeo, ma anche li potete trovare negli ultimi bollettini con i dati su larghe superfici, decine e decine di ettari, che presentiamo relativo all'ultimo anno, il 2022. In tutte le sperimentazioni abbiamo potuto vedere come ci siano margini per ridurre la quantità di diserbo chimico di sintesi che applichiamo sul frumento. Leggete i bollettini www.venetoagricoltura.org e lo troverete sul sito di Veneto Agricoltura, oppure scrivete a bollettino.erbace@venetoagricoltura.org e potrete ricevere il bollettino con anche tutti i link per il riconoscimento delle malerbe, per capire i metodi di monitoraggio e per avere una visione completa sugli strumenti che possiamo adottare per applicare al meglio la difesa integrata anche dalle malerbe. Alla prossima!